Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: Questa generazione è una generazione malvagia. Questa affermazione di Gesù, abbastanza forte, risponde proprio a quello che Gesù stava vedendo. Gesù nota questa ansia, questa spinta del popolo che cerca a tutti i costi di raggiungere lui nell'idea, nel pensiero, con il desiderio di avere, ricevere, strappare un segno in qualche modo di benedizione, di salvezza, di guarigione, di consolazione. Tutto questo viene letto da Gesù in un modo che denuncia il limite di questa ansia, di questa ricerca. Questa ricerca vuole una soluzione a un problema o a diversi problemi, ma non mette in comunione con Dio. Per questo c'è una chiusura. Per questo tale generazione è malvagia, e cioè usa i doni di Dio per riempire le proprie prospettive, ma non si mette in ascolto. Ed è invece quello che hanno fatto coloro che hanno visto Giona a Ninive nel suo passare come missionario, povero, straniero, senza nessun tipo di autorità, ma ricco della parola di Dio. E gli abitanti di Ninive, colpiti da questa parola, si sono convertiti. Ecco allora l'invito: accogliere oggi questa parola, che è poi la parola del Signore, far sì che la nostra vita possa essere un segno che ci narra dell'amore di Dio nei nostri confronti, e non cercare noi altri segni o cambiando le cose o cambiando gli altri, ma riconoscere che dentro questa storia il Signore è con noi. Un'esperienza simile a quella di Giona l'ha vissuta anche il nostro fondatore, che si racconta che nel 1730 lui e il suo fratello Giovanni Battista, quando erano agli inizi dell'esperienza del Monte Argentario, andarono a fare una missione in un paese della Maremma, e all'inizio furono presi a fischiate e anche con grande ironia, perché erano vestiti male, erano malconci, sembravano due barboni. Ma poi, entrati in chiesa, quando iniziarono ad annunciare il Vangelo, attrassero le folle che cambiarono il cuore.